Benvenuti su Pane d'autore poi. Io sono Lisa. Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi vi presento la mia colomba farcita al mandarino. Qui vi faccio vedere alcune foto dei vari step. Questa è praticamente fatta come quella al limone, soltanto che all'interno di semi canditi al mandarino ne ho messi meno e infatti il risultato si vede tutto. Ne ho messi tra i 100 e i 110 grammi. Questa è la glassa e qui il panettone composto. Veniamo subito alla preparazione della ricetta. Mettiamo all'interno della planetaria il nostro sciroppo di acqua e zucchero, 100 di acqua fredda e 80 grammi di zucchero, e poi inseriamo all'interno il nostro lievito madre, 90 grammi di lievito madre spezzettato. Aspettiamo che si faccia la schiuma e aggiungiamo la farina, 250 g di farina tecnica per colombe e panettoni. Facciamo andare la planetaria, aspettiamo che incordi. Cambio e metto il gancio, quindi faccio incordare bene. Comincio ad aggiungere in tre volte 4 tuorli sbattuti e tenuti in frigo. Sono circa 72 grammi di tuorli freddi. Aspetto che ogni volta il tuorlo venga assorbito dall'impasto. Ecco l'ultima parte di tuorli. Controllo il velo una volta finito e incomincio ad inserire il burro a pomata, sempre in tre volte. Sono 80 grammi di burro. Naturalmente, come per i tuorli, aspetto che il burro venga assorbito dall'impasto. Alla fine aggiungo il sale, un bel pizzico di sale, e il primo impasto è così pronto. Aspetto che incordi bene di nuovo intorno al gancio. Controllo il velo, che è perfetto. E lo scaravolto sul mio piano da lavoro. Vedete, perfettamente asciutto. Ricontrollo il velo, che è perfetto, e comincio a fare le mie pieghe slap and fold ungendomi le mani di burro. Faccio qualche lieve pirlatura ed è liscio e pronto per essere inserito all'interno del contenitore stretto ed alto, dove triplicherà, coperto ad una temperatura di 26-28 gradi.
Ecco qui i segni e poi vedremo come si svilupperà. Qui nel frattempo prendo i miei mandarini semicanditi, sempre fatti grazie alle info e al video delle ricette di Semplici di Mena. Li preparo e ne metto 100-110 grammi e li faccio piccoli piccoli. Qui invece vi faccio vedere come è cresciuto il primo impasto. I mandarini li taglio piccoli, a pezzetti piccoli, così li metto all'interno dell'impasto. Qui scaravolto quindi nella mia planetaria, nella mia coppa, diciamo fredda perché l'ho tenuta in frigo, tutto il primo impasto. Poi aggiungo 80 g di farina, aggiungo il miele che sono 20 g, aggiungo l'acqua che sono 20 g e la panna fresca 25 g. Infine aggiungo 3 g di malto e faccio andare la planetaria con il gancio. Devo aspettare, e questo è un momento importantissimo, che l'impasto incordi benissimo, senza fretta. Deve essere liscio, senza grumi e bello incordato intorno al gancio. Quindi questo tempo è molto variabile, dipende dalla vostra temperatura di casa, dipende dal fatto che avete tenuto la coppa all'interno del frigo, da tantissime cose. Quindi deve incordare bene, perché solo così poi può accogliere tutti gli altri ingredienti. Io controllo il velo, mi piace, e quindi comincio con l'inserimento del burro in tre volte. Di burro sono 60 grammi, sempre con lo stesso sistema. Aspetto di mettere la parte successiva di burro solo quando la precedente si è perfettamente assorbita all'impasto. Questa è la seconda parte di burro. Ed ecco l'ultima parte di burro. Adesso aggiungo il cioccolato fuso. Di cioccolato bianco io ne metto 10 grammi. Lo sciolgo all'interno del microonde. Aggiungo gli aromi, il mix aromatico, in questo caso al mandarino, ed è 60 grammi, sempre fatto da me, e vi lascio la ricetta nell'info box. E poi mettiamo un cucchiaino abbondante di vaniglia liquida. Facciamo andare e cominciamo a mettere il battuto di tuorli e uova. Allora, sempre in tre volte. E quindi 3 tuorli, circa 54 grammi di tuorli e 60 grammi di zucchero che ho sbattuto, ripeto, e ho tenuto in frigo fino al momento dell'utilizzo. Questa è l'ultima parte, sempre facendo assorbire la parte precedente. Facciamo andare la planetaria, aggiungiamo il sale, in questo caso mettiamo 2 grammi di sale.
alla fine il burro fuso, sempre a filo, e sono 20 grammi. Qui facciamo andare la planetaria e si deve incordare bene. Aggiungiamo la crema al mandarino e di crema al mandarino mettiamo 25 grammi. Ora cambiamo e mettiamo la frusta K e facciamo, ripeto, incordare bene intorno alla frusta. Vedete, bello liscio. Ecco qui, è ben incordato e adesso aggiungo i semi canditi al mandarino che erano 100-110 grammi che ho spezzettato, come vi dicevo prima. Faccio andare proprio pochissimi secondi la planetaria e scaravolto tutto l'impasto sul mio piano da lavoro imburrato. Imburro le mani e faccio delle pieghe slap and fold. Sempre una leggera pirlatura. Ecco, e lo lascio puntare all'aria per un'ora. Dopo un'ora lo divido in due parti, una un po' più grande e una un po' più piccola, e continuo sempre a fare qualche piega slap and fold, un po' di pirlatura, e quindi le due parti le lascio all'aria ancora per una mezz'oretta. Dopo la mezz'ora faccio una leggera pirlatura per il primo pezzo che metto rivolto verso la parte più grande del pirottino, che è la coda. La stessa cosa faccio, ma leggera, vedete, con il secondo pezzo, e lo metto sopra. Premo un po' perché si uniscano bene e lo lascio crescere fino a 2 cm dal bordo, poi coperto sempre da pellicola, poi lo metto in forno a 155 gradi statico per un'ora. Dopo lo capovolgo con i ferri e lo tengo tutta la notte. Al mattino, ecco qui, faccio i buchi con uno stecchino grande e inserisco all'interno della sac à poche la mia crema al mandarino e riempio tutti i buchi fatti in precedenza. Ecco, preparo la mia ganache. Nel frattempo la mia ganache è fatta da 120 g di cioccolato bianco tritato, un cucchiaino di burro, un cucchiaino di pasta al mandarino, 60 g di panna fresca liquida bollente e 2 cucchiaini di crema al mandarino. Il metodo per fare la ganache lucida è quello di Cookies Bakery, il cui link vi lascio nel mio info box, così vedete qual è il procedimento per farla.
poi inserisco i miei mandarini semicanditi sopra, a fantasia, ed ecco, è bellissima dentro, ha una consistenza spettacolare, guardate, bella asciutta. È buonissima, squisita. I semi canditi fatti così sono mondiali, mondiali davvero. Ecco qua, vi faccio vedere da vicino, guardate che bella. Grazie per la visione e buona Pasqua a tutti.